Qual è la situazione attuale del commercio tradizionale? È una situazione critica, quindi è una situazione su cui bisogna intervenire con tante cose, con tante iniziative, con tanti strumenti, e questa sera parleremo anche di questo, insomma, quello che soprattutto anche a livello istituzionale, a partire dal regionale ma poi in sede locale, si può fare per attivare quelli che erano una volta i percorsi del commercio, quelli che devono tornare ad essere dei percorsi che coinvolgono sia il commercio che la città in generale. Qual è la richiesta che arriva da parte dei commercianti? Ma sicuramente di avere più servizi, di avere ad esempio un arredo urbano più curato, una viabilità più strutturata, la possibilità di avere dei parcheggi per gli utenti più comodi, quindi tutta una serie di iniziative che noi abbiamo racchiuso in un concetto solo, un sistema città, un sistema unico e coordinato, e proprio ad esempio con l'introduzione del distretto del commercio, che prevede un manager di distretto, dovrebbe essere uno degli obiettivi principali. Questa settimana avremo un piccolo assaggio di cosa significa valorizzare il commercio tradizionale. Esattamente, da venerdì inizia una 3 giorni che noi abbiamo denominato Fashion Week, con una serie di eventi che cominciano venerdì e finiscono domenica pomeriggio, domenica sera, insomma. Quali sono i progetti sul tavolo dell'amministrazione per il rilancio del centro storico? Abbiamo già avviato un tavolo che mi auguro diventi permanente con le associazioni di categoria, è un tavolo aperto, ci sarà la possibilità di coinvolgere quanti più operatori possibile. L'idea è quella di cominciare a lavorare insieme per fare un progetto non solo di rilancio del commercio, ma fare in modo che questo sia sempre collegato e costantemente collegato ad un progetto di rilancio culturale, per fare in modo che anche il commercio diventi il volano di una strategia di marketing turistico per la città. Qual è il quadro regionale della situazione del commercio tradizionale? Beh, è un quadro che rappresenta un po' il panorama nazionale di una situazione estremamente difficile del settore del commercio, soprattutto all'interno delle nostre città, dove si stanno svuotando sempre più i negozi e quindi le attività commerciali, creando anche dei problemi di degrado delle città. C'è una stagnazione continua dei consumi, si deve continuare a fare c'è una competizione che continua con la grande distribuzione, ma anche e soprattutto con un terzo canale che si sta imponendo in maniera molto forte, che è quello del commercio elettronico. È una situazione difficile alla quale bisogna reagire puntando sull'innovazione del commercio e riqualificando soprattutto le nostre città. Ci sono già degli esempi virtuosi a livello regionale o anche nazionale di rilancio del commercio nei centri storici? Ci sono molti esempi di un inizio di inversione di tendenza, in qualche modo di un rinascimento di alcune città, dove adottando delle politiche che vedono assieme l'intervento pubblico a quello privato, che vede appunto la riqualificazione delle città, il miglioramento dei servizi, e dall'altra parte quegli elementi di innovazione che devono caratterizzare l'attività commerciale, in particolare per quanto riguarda i servizi che devono essere consumatori, si stanno registrando delle nuove opportunità che fanno ben sperare sia gli operatori sia, diciamo, quella città. Cosa può fare la Regione per sopportare e supportare il commercio tradizionale? Ma allora, noi abbiamo già messo in campo delle iniziative straordinarie. Abbiamo i distretti del commercio, che consentono di poter declinare iniziative e risorse a seconda delle peculiarità territoriali. La città di Rovigo, assieme ad altri comuni importanti della provincia di Rovigo, ha aderito ai distretti del commercio regionali, e questo consente di avere un dialogo più serrato con la Regione e di essere attrattori di risorse specifiche per lo sviluppo del commercio nelle nostre aree. Quindi un futuro per il Polesine, per il rilancio? Assolutamente sì, a questo ci aggiungo anche il carico da 90 della richiesta per il Polesine
di diventare ZES, cioè zona economica speciale. Queste sono identificazioni che esistono già nel meridione d'Italia per aree territoriali che abbiano delle difficoltà. Noi abbiamo chiesto come regione al precedente governo, assieme a Confindustria, e l'abbiamo chiesto anche a questo governo, io ho fatto una lettera proprio questa mattina, vi do questa notizia in anteprima, e abbiamo richiesto la ZES per il Polesine. Questo ci consente non solo di essere attrattori di risorse, quindi di contributi, ma di poter avere un'area ben delimitata su cui poter fare iniziative che siano specifiche per quel tipo di area. Sono due strumenti importantissimi che noi stiamo portando avanti, dopodiché stiamo immaginando anche dei bandi ad hoc, oltre al Distretto del Commercio, che siano specifici per il Polesine. Sono tutti strumenti che servono per rilanciare il commercio e le attività produttive nel Polesine. Ovviamente tutto questo trova ampio respiro se dall'altra parte abbiamo i commercianti e i comuni che hanno voglia di investire e di crederci in queste iniziative. Grazie mille. Grazie a voi.